Nella casa del GF, continuano le dinamiche amorose e ora Iago Garcia ha confessato di nutrire un certo interesse per una GFina. Ecco di chi si tratta. Iago Garcia è noto per aver preso parte a diverse soap spagnole molto note al pubblico italiano. In particolare, il concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello ha interpretato Olmo ne Il Segreto e sembra aver portato il suo fascino da bel tenebroso anche nella casa più spiata d'Italia. All'interno del programma condotto da Alfonso Signorini, Garcia si sta facendo notare per la sua natura riflessiva e silenziosa, ma non per questo meno pungente. Ha, infatti, più volte sottolineato i comportamenti errati di alcuni inquilini, come Lorenzo Spolverato, e ora sembra che abbia deciso di farsi avanti anche nelle dinamiche amorose. Iago Garcia, infatti, ha svelato di avere un certo interesse per una GFina. Ecco di chi si tratta. GF, Iago Garcia rivela di avere un interesse per una certa GFina. Ecco di chi si tratta. Tra il quadrangolo Lorenzo Shaila, Javier Elena e il triangolo, mancato, tra Giulia Giglio Jessica, non ci aspettavamo certo di dover inserire anche un nuovo elemento. Stiamo parlando di Iago Garcia. Tuttavia, a sorpresa, il GFino non si è fatto avanti con Amanda Lecciso, con cui sembrava avere un certo feeling, ma ha rivelato di avere un forte interesse per un'altra inquilina della casa. Parlando con Luca Calvani, Garcia ha raccontato che, dopo aver chiarito con Elena Prestes, dopo le incomprensioni iniziali, ha anche notato quanto fosse attraente la modella brasiliana. Quello che mi piace tanto di lei è che è naturale, risponde ai suoi istinti. Lei è speciale, potrebbe piacermi. Se non fosse per l'altezza già mi piacerebbe. Però ha un bagaglio importante addosso, è molto nervosa. Nonostante, dunque, Elena sia per Iago una bellezza, sia la sua altezza sia il passato turbolento della modella lo bloccano dal farsi avanti. Riuscirà a cambiare idea? GF, Iago Garcia contro Lorenzo Spolverato. Durante l'ultimo appuntamento del GF, andato in onda lunedì 30 settembre, Iago Garcia si è di nuovo scontrato con Lorenzo Spolverato. Il GFino più grande ha rimproverato al modello milanese di essere maleducato e falso e che la sua maschera stava iniziando a cadere. Già Tommaso Franchi l'aveva definito un parac asterisco 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 all'80% e a dare men forte a questa teoria ci ha pensato Garcia, in diretta TV. Garcia ha infatti esordito dicendo che di Lorenzo hanno visto in questi giorni il dottor Jekyll e che presto mostrerà anche MRID, accusandolo di fare gruppo solo con i concorrenti più giovani e che si è lamentato spesso per la cucina di Luca Calvani, che se ne occupa quasi quotidianamente. Questo atteggiamento, diciamo, mostra una maschera che inizia a cadere. Spolverato tuttavia non è stato in silenzio e ha replicato stizzito che condivide sicuramente di più con i concorrenti a lui coetanei, ma che l'intero intervento di Iago puntava solo a metterlo in cattiva luce. Ma parla di te. Sei proprio un giocatore, hai paura di me, hai paura di perdere la posizione di leader?